Donna! Di qua di là! Oh, sono lì anche amico allora! Verde e con alcuni alberi secolari fu acquistata negli anni 40 dal consiglio di amministrazione dell'ospedale al mare, perché una volta, prima della riforma sanitaria, la 833 del 78, ogni ospedale aveva un proprio consiglio di amministrazione, e stiamo parlando degli anni in cui l'ospedale al mare era punto di eccellenza e per la quantità dei servizi sanitari erogati. In quegli anni, però negli anni 40, furono costruiti all'interno del parco della Favorita alcuni manufatti che dovevano servire per l'assistenza sociale ai bambini bisognosi di cure. Per cui fu fatto l'edificio principale, quando salite la scala in via Cipro, un dormitorio e un refettorio. Poi, agli inizi degli anni 70, l'edificio più grande, il famoso dormitorio, era riservato alle infermiere professionali. In quegli anni l'ospedale al mare fonda una scuola per infermieri professionali, e la gran parte degli infermieri professionali venivano da fuori Venezia, per cui l'ospedale al mare giustamente attiva questa foresteria, questo dormitorio. Qui ci dovrebbe essere anche la prima diplomata della scuola degli infermieri professionali, l'ex ospedale al mare. E l'amministrazione comunale, per risanare i debiti di bilancio, aliena l'area dell'ex ospedale al mare per una cifra iniziale di 22 milioni di euro. E vorrei ricordare che in quell'area Est Capital, famosa per il buco del Palazzo del Cinema, per operazioni di speculazione, per il sequestro di Forte di Malamocco, si inventa la costruzione sul progetto di 5 grandi torri che vengono poi ridimensionati dall'Ente Nazionale Aviazione Volo, perché superavano una certa quantità di altezza, e perché pure vicino al cimitero, e perché vicino anche all'aeroporto. Il progetto viene ridimensionato in 3 torri per un'altezza massima di 10,5 metri. Anche qui l'operazione fallisce e l'amministrazione comunale cerca di rivendere l'area. Con noi Carla Santa Maria. Beh, sta là, sì. Siamo stati qualche volta al mercato, almeno al mercato tempo fa, però ciao. Piacerebbe metterlo su Facebook, su YouTube. A nome di chi? Magalli, ok, c'è già arrivo a Remi, per cui forse li avevo. Tanto poi, cosa? No, 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 no
la favorita, riaprite il barco della favorita. Mi salvare, stiamo, non puoi. Prima intercessione, quindi non posso mettere su una. Allora, molto interessante. Infatti, non so, c'è questo. La concessione dell'area dei manufatti, ex foresteria, ex ristorante, ex sala prova musica, per attività di bar e ristorazione, per una durata tale che ci possono essere per privazione degli edifici esistenti senza nessun consumo di suolo, così come previsto dal documento del forum prodotto dalle associazioni comitati ambientalisti in municipalità e coordinati dal professor Amerigo Restucci. Vogliamo all'interno di queste firme non vadano a finire come sempre nel gabinetto. Beh, sì, abbiamo prodotto il gabinetto del sindaco, abbiamo prodotto